Il tema di questo incontro che dovrà durare due ore, a domanda e risposta, non è un'intervista, ma è un dibattito. L'acqua pubblica costerà di più, punto interrogativo, analisi e prospettive dopo il referendum. Lascio la parola a Luigi Morgillo, vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria, che ha voluto questo incontro perché ci spieghi il perché di questo tema e quali sono gli scopi appunto che vuole prefiggersi. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i presenti, soprattutto perché siete numerosi, insomma. Si vede che l'acqua tira molto più che altre cose. Più del vino. No. Voglio ringraziare i relatori, alcuni, anzi la maggior parte vengono da lontano. Voglio ringraziare il presidente di Acama, anche se di qua, che ha voluto partecipare a questo incontro, il vicepresidente di IREM, ma il moderatore, l'amico Enzo Millepiedi, ma soprattutto sono contento perché c'è stata una risposta positiva a questa iniziativa, la cui tematica è stata scelta per dare continuità ad un dibattito intrapreso nel periodo referendario, che poi, ahimè, si è interrotto, ma non ha avuto seguito con azioni concrete, da nessuna parte. Sembra che siano tutti in attesa di qualcosa. Siamo, perché anch'io rappresento un'istituzione, quindi non mi chiamo fuori dalle responsabilità. Non è casuale che Gardini, che la Fondazione Cristoforo Colombo per le Libertà, abbia deciso di affrontare il tema dell'acqua pubblica proprio qui, in questa città, a La Spezia. Credo, anche per dare un contributo, considerato la particolare situazione in cui la società che gestisce il servizio dell'acqua si trova proprio in questa città, e soprattutto perché nel caso la nostra città e del nostro servizio, forse più che delle altre parti, c'è bisogno di avere risposte e chiarimenti ai dubbi che ci sono dappertutto, ma che a noi forse interessano in tempi più rapidi. Qualche breve cenno alla Fondazione Cristoforo Colombo per le Libertà, che si presenta per la prima volta alla Spezia. È nata su un'iniziativa dell'onorevole Claudio Scaiola, ha sede a Roma, si pone come luogo di riflessione culturale e politico, dove tutti coloro che si riconoscono nei valori di libertà, di democrazia, di tolleranza, di rispetto della persona e della famiglia possono dare il loro contributo, cioè è aperta al contributo di tutti. Chi vuole sapere qualcosa di più, o si volesse iscrivere, abbiamo lasciato dei bianchi sulle sedie, quindi io non approfondisco più di tanto. Vi dico solamente che il nome della fondazione deriva dalla riflessione che la politica, in un momento storico come questo, è chiamata un po' metaforicamente ad intraprendere un viaggio, proprio come fece Cristoforo Colombo. Un viaggio verso le nuove dinamiche della politica, verso i nuovi processi economici, una nuova organizzazione sociale. Cari amici che mi ascoltate, con quello che sta accadendo nulla sarà più come prima. I nostri figli si dovranno abituare a modelli anche sociali diversi da quelli che abbiamo avuto noi. Ci dovremo gradualmente abituare ad affrontare una realtà diversa. E allora però, in una situazione come questa e per compiere questo viaggio, che sarà un viaggio molto difficile, credo che il migliore dei modi sia che il nostro supporto, il nostro continuo scambio di idee avvenga all'interno di un confronto e che ci sia sempre, almeno dove possibile, la più ampia condivisione delle scelte, perché solo così possiamo diventare, almeno parlo per quelli che come me fanno politica, ma penso che la condivisione delle scelte debba valere sempre, per diventare il vero motore per la crescita di questo Paese. Come ho già detto, la Fondazione, per chi volesse avere qualche informazione in più, è a disposizione, sono dei numeri di telefono, c'è l'indirizzo del sito.
per venire al tema di questa sera e all'incontro di questa sera, come ho già detto prima, è passato più di un mese dalle consultazioni, dalle votazioni per il referendum, sia i cittadini che sono andati a votare, sia quelli che non ci sono andati, sia quelli che hanno votato sì, che quelli che hanno votato diversamente, continuano a chiedersi ancora oggi, a più di un mese, alcune domande. La prima domanda è: ora cosa succede? Ci saranno risparmi o ci sarà un aumento delle bollette? L'acqua che sgorga dai nostri rubinetti, che arriva in casa nostra, sarà di qualità superiore o no? Queste non so se capita solamente a me, ma sono domande ricorrenti che ci vengono rivolte. Quello che tutti si aspettano, a torto la ragione però, è che nella gestione dell'acqua cambi qualcosa. Ognuno ha il suo qualcosa, è diverso l'uno dall'altro, però tutti si aspettano che qualcosa accada. Nelle aspettative della maggior parte degli utenti addirittura si spera in una diminuzione delle tariffe. Questo è il sentimento comune dell'italiano che è andato a votare o che, voglio dire, ha seguito le vicende del referendum. Allora, io nell'organizzare questo incontro credo che non abbiamo l'ambizione di trovare soluzioni. Inviterei solamente i relatori a lasciarci alle spalle la campagna referendaria. Siamo troppo tentati a ritornare, l'abbiamo già fatta la campagna referendaria, c'è chi ha vinto, c'è chi non ha vinto, c'è chi non ha partecipato, però credo che per rispondere alle legittime aspettative dei cittadini dobbiamo fare un passo avanti. Dobbiamo cominciare a parlare del che cosa fare. Allora, ancora oggi non è molto chiaro se il legislatore sta preparando nuove norme ed eventualmente quali saranno, quali potranno essere queste nuove norme. Non sappiamo come sono stati affrontati o come si stanno affrontando i casi dei piani tarifari già in essere e che contemplano la famosa quota del 7% di remunerazione degli investimenti, che uno dei quesiti referendari ha abrogato. Alcuni si stanno comportando in un modo, altri si stanno comportando in un altro, in cui addirittura hanno ripubblicizzato la gestione degli acquedotti che invece era affidata ai privati, però per esempio per quanto riguarda comunque anche in Puglia, voglio dire, sono opinioni diverse sul famoso 7%, c'è chi dice che sarà abrogato, c'è chi dice che invece per i piani in essere rimarranno. Insomma, sono dubbi che questa sera questo dibattito ci aiuterà a sciogliere. Ma questi sono solamente alcuni dei dubbi ai quesiti ai quali quotidianamente siamo chiamati a rispondere, sia come politici che come rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto ai quali credo siamo chiamati quotidianamente a rispondere i gestori, i rappresentanti delle società, che a loro volta però attendono le risposte della legislatura. Allora, facciamo un minimo di chiarezza su questa materia, perché credo che siamo tutti d'accordo che le principali competenze su questa materia sono del Ministero dell'Ambiente. Solo una piccola parte riguarda competenze regionali, sono marginali le competenze delle regioni. Ed è questo il motivo per il quale questa sera abbiamo invitato due autorevoli componenti della 13ª Commissione Territorio, Ambiente e Beni Culturali del Senato. È altrettanto evidente la ragione per cui abbiamo scelto due rappresentanti di importanti aziende del settore, diverse una dall'altra, una che si avvia a completare un'aggregazione, che sta facendo l'aggregazione, una che l'aggregazione ha già fatto, è un po' più grande, quindi probabilmente hanno anche problemi e modalità diverse per affrontare queste problematiche, però credo che ci può essere questa sera l'incontro tra quelle che sono le esigenze del legislatore, perché non vi è dubbio che qualche cosa il Parlamento dovrà emanare,
e magari è l'occasione anche per coloro che le dovranno attuare queste norme per far presente quelle che sono le loro esigenze, le loro problematiche, per evitare che arriviamo a un cortocircuito, che magari si fa la norma, si cerca di interpretare correttamente qual era l'intenzione dei referendum, però poi si fa qualche cosa di difficilmente applicabile perché le due cose non riescono a stare insieme. Allora, per quanto riguarda la regione Liguria, velocemente, di cui mi onoro far parte, si è impegnata attraverso una comunicazione fatta recentemente dall'assessore all'ambiente in commissione a predisporre entro la fine dell'anno due disegni di legge. Il primo riguarda l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dagli ATO nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. Nel caso della Liguria non sarà facile trovare una soluzione. Ora, voci di corridoio dicono che un orientamento diffuso è quello di passare queste deleghe alle province. Io personalmente, considerando come è fatta la nostra regione, penso che questa non sia la soluzione ottimale. Comunque ci sarà un disegno di legge, ci sarà un percorso, saranno chiamati gli enti locali, le varie società e si vedrà. Sempre entro fine anno è previsto un riordino della normativa regionale in materia di ATO, cioè una sorta di manutenzione del nostro quadro normativo anche in funzione dell'entrata in vigore di alcune norme nazionali, quindi l'agenzia che è di recente emanazione, ma anche per cercare di adeguarsi a quelle che saranno le nuove disposizioni emanate dalle leggi nazionali. Allora, voglio solamente rappresentare una questione, non entro nel merito, voglio solamente dirvi che già in tempi non sospetti, cioè quando nemmeno si parlava del referendum sull'acqua, nelle nostre discussioni all'interno delle istituzioni si discuteva già, voglio dire, se si faceva buon uso o cattivo uso della famosa norma sulla remunerabilità. Io personalmente ho avuto parecchie volte modo di criticare non tanto la norma, ma come le istituzioni, nel mio caso la regione, avvalendosi oramai di questo fatto che gli investimenti nella rete idrica venivano fatti valutando gli investimenti e quindi calcolando nel piano tariffario quello che era il piano di ammortamento, cosa succedeva? Che per esempio a fronte di un piano di investimento che era stato fatto dall'Atto Spezzino dal 2009-2012 che prevedeva investimenti mi sembra per 90 milioni di euro, ma comunque una corrispondente aumento di tariffa del 6,7%, nello stesso momento in Regione si programmavano ingenti risorse sia attraverso i PAS e sia attraverso i POR, che erano i fondi della Comunità Europea, ed erano pochissime le risorse che venivano destinate al settore sia della rete idrica che sia della depurazione. Questo perché? Perché tutti dicevano tanto c'è un altro canale di finanziamento. Questo è stato un po', credo, la cosa che è stata sottovalutata dalle istituzioni, perché credo che ci sia stato un eccessivo uso delle tariffe per giustificare gli investimenti. Ecco, io potrei citare anche alcuni casi relativi alle disparità dei costi degli investimenti, per esempio dei dati un po' vecchi, magari i rappresentanti delle due società ci hanno più aggiornati. Quando ci occupavamo di queste cose prima del referendum, i dati del 2005 ci dicevano per esempio che per ogni 1000 metri cubi d'acqua fatturata l'incidenza degli investimenti cambiava da Acamo, che è la società nostra, che aveva un'incidenza di 715 euro, alla CEA di Roma che ne aveva 169, l'ERA di Bologna 333, la SMAT di Torino 277, un quadro completamente diverso. Ecco, allora, queste sono le cose che accadevano prima, che oggi ci mettiamo alle spalle e invece dobbiamo affrontare una situazione nuova.
Allora, secondo alcuni oggi, e parlo di cose che vengono citate in comunicati stampa, non cito i nomi e cognomi, cito solamente fatti, ma secondo alcuni le norme abrogate dal referendum non comporteranno grossi cambiamenti, ma solo piccoli aggiustamenti. Secondo altri, quindi secondo altre fonti, invece sarà una svolta epocale che rimette in discussione il processo di liberalizzazione e nel caso dell'acqua è iniziato con l'approvazione della legge Galli nel 1994. La legge in questione, come molti ricordano, stabiliva che tutti gli investimenti sulle reti idriche dovevano essere caricate sulle bollette e non rientrassero più nella fiscalità generale. Stabiliva inoltre che ci fosse la famigerata remunerazione che poi è stata abolita dal referendum. Allora, secondo il mio modesto parere, ma anche questa è l'unica considerazione di carattere personale che faccio, è che qui non è più solo in discussione il modello di gestione della rete idrica. Ancora una volta ritorna in ballo una questione di fondo nel nostro paese, e cioè chi ritiene che i servizi pubblici devono essere gestiti sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, così come prevede la nostra Costituzione, e chi invece prevede che i servizi pubblici, specialmente quelli essenziali, debbano essere completamente gestiti dal pubblico perché così si evitano delle speculazioni. Queste sono le due opinioni ricorrenti non solamente nel caso dell'acqua, ed è un po' un'opinione ricorrente quando si parla di servizi pubblici, soprattutto di quelli essenziali. Ecco, io non mi dilungo oltre, soprattutto non intendo sostituirmi all'ottimo moderatore, ma credo che oltre che alle precedenti domande, cioè quelle che mi sono fatte, sono quelle che ci fanno i cittadini inizialmente, e chi ha responsabilità pubbliche elettive o manageriali, in futuro non potrà esimersi da rispondere alle seguenti domande. La prima, può esserci la gestione di un servizio che possa garantire tutta la gestione dell'acqua senza l'intervento del privato? E che convenienza hanno i cittadini dall'eventuale tale gestione? Questa risposta dobbiamo cercare di darci. L'altra domanda, come si pensa eventualmente di coinvolgere i privati senza che ci sia la remunerazione del capitale investito? E quindi, domanda ricorrente che circola nei corridoi di tutte le istituzioni, dove si troveranno i circa 70 miliardi di risorse stimate per ammodernare la rete idrica del nostro paese. Concludo naturalmente ringraziando ancora tutti voi per l'attenzione, per l'ascolto, e sperando sinceramente con questo incontro di aprire una discussione costruttiva, franca e costruttiva, per poter trovare le soluzioni le più condivise possibili, perché l'acqua è un bene comune, l'acqua è una cosa di cui non possiamo fare a meno, ma come per l'acqua, così come per altre cose essenziali, la cosa di cui non possiamo più fare a meno è di trovare le più ampie condivisioni sulle questioni che riguardano il sistema del nostro paese, ovvero non è che una volta governa il centrodestra si fa la legge perché piace di più al centrodestra, poi arriva al centrosinistra, magari siccome in campagna elettorale si sono presi certi impegni si cambia la legge. No, su questioni di fondo che riguardano la vita quotidiana di tutti noi dobbiamo trovare gli equilibri e trovare le cose affinché ci sia una continuità. Non saremo tutti contenti, ci sarà sempre qualcuno scontento, ma sicuramente, complessivamente, le cose funzioneranno meglio perché c'è il tempo per programmarle e soprattutto c'è il tempo giusto per adeguarsi e per far funzionare le cose. Grazie e buon proseguimento. Abbiamo detto di fare chiarezza, il nostro intento questa sera non è di essere né polemiche, perché la campagna è finita, il referendum c'è stato, però io vorrei ripartire dal fatto che i comitati referendari ovviamente non mollano la presa, nel senso che annunciata l'editazione della Cassazione, no, che riconosce la validità e i risultati del referendum, dicono guardate c'è
Allora adesso bisogna intervenire, il referendum erano due, bisogna intervenire sui due referendum e da una parte, per esempio, il comitato referendario della nostra città, credo d'accordo con gli altri ovviamente, ripropone di ritirare fuori dai cassetti la legge già presentata nel 2007 e poi insiste ovviamente sulla seconda parte, quella di cancellare la remunerazione del capitale investito. Quindi loro insistono sulle loro, giustamente sulle loro posizioni. Chiarezza. Il referendum, quello che diceva, la sinistra fa la legge, quell'altra, la confusione è eccezionale in negativo. Quindi il referendum ha abolito la Ronchi, quindi rimangono in piedi la direttiva comunitaria, le direttive comunitarie e la legge Gaudi. Quindi in Europa e in Italia ci sono allo stato attuale queste possibilità di cornice perché il Parlamento possa scegliere e intervenire. Vi ricordo appunto la proposta di legge del 2007, farei una variazione per prima sentiamo i parlamentari che sono poi della Commissione Ambiente, quindi non sono parlamentari, sono specialisti in questo, e poi facciamo parlare i rappresentanti delle aziende. Quindi il quadro è questo, a questo punto si pone il problema. Partendo da una concezione pragmatica, l'acqua richiede tanto capitale e tanta tecnologia per essere portata da dove scorga alle nostre case o alle industrie o all'agricoltura, deve essere restituita il più possibilmente pulita, non inquinata. E qui si pone però il rompicapo per il legislatore. Ha ricordato Morgillo che occorrono, secondo il piano, investimenti per 64 miliardi, ma si dice già che sono in difetto, infatti lui l'ha corretto 70 miliardi, e poi c'è la questione che il capitale richiesto non può essere ottenuto gratis. Lo semplifico molto. Mi ha ricordato molto, non so se avete letto, La Cattedrale del Mare, che spiega molto bene nella Cattedrale del Mare, questo autore, un avvocato di Barcellona, cosa succedeva nel Medioevo quando i cristiani non potevano prestare denaro richiedere interesse, per cui fatta la regola hanno trovato l'inganno e cioè affidavano i capitali agli ebrei che li prestavano e il capitale veniva ovviamente remunerato. Chiedo a, io non so chi vuol parlare per primo, io prima qui ho Francesco Ferrante, molto simpatico, Ferrante del PD, e poi abbiamo Franco Orsi, nonostante sia del PD, e Franco Orsi, che nonostante sia del PDL, simpatico anche lui, ci conosciamo da tanto tempo, e quindi velocemente quantomeno se citate il quadro allo stato attuale. Quando ero più ragazzo io i senatori me li portavo così perché erano tutti vecchietti, no? Stasera sono arrivati due giovani così e ho detto ma portatevi voi. Grazie. Io innanzitutto accolgo l'invito a non continuare la campagna referendaria che non ha senso, però mettiamoci d'accordo con quello che il referendum ci ha detto. Perché è inutile, è come è giusto non continuare a fare la campagna referendaria, è altrettanto giusto, credo, non far finta che non ci sia stato quel referendum. Comunque la si è pensata prima, poi il referendum ci dice alcune cose e noi possiamo anche legiferare solo a valle di quello che il referendum e i cittadini ci hanno detto il 12 e 13 giugno. Prima cosa che ci hanno detto è che quando si dice l'acqua è un bene comune, noi libertava i cittadini dire che era l'acqua il bene comune, ma insieme all'acqua risorsa c'era anche il modo di avere poi l'acqua e tutto il ciclo dell'acqua, come arrivava dentro casa nostra, e anche, cosa che troppo spesso dimentichiamo, come l'acqua va via, la conclusione del ciclo, che non è soltanto il modo in cui arriva, diciamo, e i cittadini ci hanno detto è tutto un bene comune. Non potete soltanto dire che l'acqua e la sorgente è un bene comune e poi
diciamo, il modo in cui arriva indifferente può essere privatizzato, perché i cittadini ci dicono no, noi vogliamo che sia tutto un bene comune. Primo punto. Ed essendo trattato come bene comune, hanno detto no a quello che era il primo quesito referendario. L'oggetto di quel quesito era una norma che in qualche maniera, lasciatemelo dire, con un qualche eccesso di ideologismo, diceva che in qualsiasi campo, anche in quello dell'acqua, l'obbligo alla privatizzazione avrebbe comportato una migliore efficienza, una migliore qualità, perché quello era dietro il decreto Ronchi. Secondo me con un eccesso di ideologizzazione, perché non sempre è così, diciamo, poi si può intervenire, poi andiamo a discutere nel merito dopo. E quindi i cittadini ci dicono no, quell'obbligo non è accettabile e quindi non potete più obbligarci a fare entrare i privati in quella maniera, e quindi ce lo dobbiamo togliere dalla testa, quell'ipotesi lì non c'è più. E infine, col secondo quesito, ci dicono, siccome l'acqua è un bene comune, tu non la puoi trattare come una merce qualsiasi, e quindi se non la tratti come una merce qualsiasi, non puoi prevedere che ci sia un profitto. In quel caso era la remunerazione del capitale al 7%, la legge Galli, loro ci dicono no, siccome non è una merce come un'altra, tu non puoi prevedere che ci sia quel profitto. Quindi questi sono i capitali. Cioè noi, diciamo, poi forse sicuramente Franco lo so, ma molti di voi immagino la potete pensare diversamente su uno di questi tre punti, però se oggi noi vogliamo pensare a legiferare, dobbiamo partire da questi. Questi tre punti non si toccano, perché a meno che noi non si voglia fare che far finta appunto che non ci sia stato il referendum, ma diciamo, almeno il legislatore, lasciatemi obbedire a quello che ci ha dettato i cittadini il 12 del 13. Allora, detto questo, restano i problemi, su questo sono d'accordo, anche se la domanda del convegno forse non è la più importante. L'acqua pubblica cos'era di più? Mi ha fermato prima all'ingresso dell'albergo una dei militanti del comitato referendario, mi ha detto beh allora, ammesso che costi di più allora, ed era esattamente all'interno di quel ragionamento sul bene comune. Se quello è un bene comune, una risorsa preziosa, quasi sacra, diciamo, non può essere il costo l'elemento decisivo nelle scelte che poi andremo a fare. E dirò di più, in questo paese, e su questo invece credo di pensarla nella stessa maniera con il collega Orsi, non è il livello delle tariffe dei servizi idrici in genere nel paese il problema, perché sui bilanci familiari non è il costo dell'acqua quello che perde in maniera significativa, le tariffe dell'acqua sono alte in pochissimi posti, ahimè, lo devo dire, più alte laddove la privatizzazione è la parte più avanti, vedi, a Latina. Ma comunque il punto non è quello delle tariffe. Io credo che noi, a partire dalla, ancora, nel rispetto dei risultati referendari, del fatto che dobbiamo garantire a tutti la possibilità di accesso a questo bene comune, i comitati referendari, nella loro proposta, disegno di legge che pure tu hai ricordato prima, che è all'esame della Camera, sta alla Camera, non ce l'abbiamo noi, la proposta di legge di iniziativa popolare è all'esame della Camera, una delle loro proposte è che 50 litri d'acqua per persona siano gratuiti. Può essere quella la strada, può essere un'altra, troviamo il modo di garantire l'accesso e l'utilizzo a tutti. Quello che poi deve scattare, e su questo è il punto, che si paga, io su questo non credo che la legge Gavi vada modificata, non si deve passare alla fiscalità generale, i costi dell'acqua devono essere in tariffa e li deve pagare chi consuma di più. Chi più consuma acqua più paga. Non così come avviene nell'energia elettrica e per altri servizi.
a quel punto ti devi chiedere come faccio io a garantire il miglior servizio, perché quello è un problema invece in questo paese, perché in questo paese, non qui grazie al cielo, ma ci sono importanti città italiane in cui il servizio quotidiano di acqua potabile non è garantito, no? Perché ogni tanto arriva, ogni tanto no, d'estate gli arriva di meno, perché ci sono le perdite medie, lo sapete, degli acquedotti sono oltre il 40%, ma non mi convince questa cosa per cui i 40, 60, 70 miliardi di euro che servirebbero alla ristrutturazione delle infrastrutture, dei servizi idrici, adesso sarebbero in pericolo perché non ci possono fare più i privati. Perché i privati non è che erano mecenate, non è che c'era mecenate che era pronto a regalare alcune decine di miliardi, si trattava di investimenti. Allora, gli investimenti, come facciamo ad assicurare gli investimenti, fatto salvo il fatto che i cittadini ci hanno detto che non ci può essere quel profitto in quanto merce? Allora lì la soluzione io credo che la si possa e la si debba trovare in Parlamento, partendo dal fatto che ci deve essere non quello, a mio parere, che abbiamo approvato adesso una manovra finanziaria in cui il governo ha messo tra le varie norme anche un'agenzia con però poteri poco specificati su quello che deve essere il servizio di io credo che ci debba essere un'autorità con poteri molto forti invece che determini a livello generale, poi entrando nel merito dei bacini, condizioni, qualità del servizio, quel standard minimi della qualità del servizio e quindi anche tariffe che tengano conto dei costi di investimento, che è cosa diversa dalla remunerazione del capitale, che possono in qualche maniera rispondere alla domanda di miglior qualità che comunque i cittadini in ogni caso ci pongono ad Agrigento, come credo anche alla Spezia, passando per tutto il resto d'Italia. Per cui io diciamo, se noi mettiamo davvero alle spalle la battaglia ideologica pre-referendum e cerchiamo di ragionare a valle di quello che è stato sancito dai 57% dei cittadini che stanno decidendo di andare a votare il 12 di giugno e dismettiamo un approccio ideologico, credo che la soluzione la troviamo, la soluzione la si trovi, anche perché altrimenti non si capirebbe perché anche in altri paesi, penso alla mitica Parigi, abbiano a un certo punto deciso di passare dal un servizio idrico che avevano privatizzato, hanno deciso di tornare indietro e l'hanno riportato in house in qualche maniera. Non ne farei un dramma, un disastro, sì, questo mi faceva vedere il costo dell'acqua che è molto di più, però io l'ho detto in partenza, io non credo che il problema fondamentale dell'acqua sia il costo, con la dovuta attenzione a permettere l'accesso a tutti, ma ci sono i meccanismi, talmente semplici, abbiamo fatti sull'energia elettrica per tanto tempo, ci sono le fasce sociali, sull'energia elettrica non si capisce perché non dobbiamo fare una cosa analoga per l'acqua, in cui garantiamo a tutti che nessuno abbia bisogno di acqua, perché c'è appunto è un bene comune e tutto quello in più si paga anche in maniera molto più elevata di quanto si paga adesso in media in questo paese. Lui pone il problema di tanto sul pragmaticamente né fiscalità generale né e possiamo tranquillamente togliere questo 7% incidente sulle tariffe. Senatore Rossi. Sì, io partirei dalla domanda che ha fatto il Presidente del Consiglio regionale Morgillo su cosa cambierà ora. La risposta è semplice, nel senso che non cambierà nulla. Cioè ciò che è stato abrogato sono due norme che avrebbero trasformato il sistema di gestione, la cui abrogazione è il sistema di gestione com'è. Cioè,
le gare, ora abbiamo qui anche dei rappresentanti delle aziende, ma gare vere in Italia credo se ne siano fatte tre. Tutte le gestioni sono state date in affidamento diretto e la gran parte dell'acqua è gestita nel nostro paese, la stragrande parte, da società pubbliche che magari sono evolute diventando molto attivi, scottate in borsa. E ciò che è stato abrogato con il referendum, in particolare 23 bis, l'obbligo di queste società pubbliche non di privatizzarsi ma di privatizzare una quota del loro capitale sociale, mantiene le società pubbliche come sono. Mi si permette un inciso. Da molti anni, per molti anni, le vecchie municipalizzate, le aziende speciali, le aziende pubbliche, luogo di destinazione di trombati della politica, luogo di sperpero di clientele, sono sempre state additate dalla pubblica opinione, dalla gran parte della pubblica opinione, come quel malcostume di cui dovevamo liberarci. I cittadini italiani con referendum hanno detto che il 40% di quelle società non deve essere ceduto ai privati e quindi deve rimanere in mano alla politica. Seconda questione, il tema del 7%. Io ricordo, essendo diciamo un appassionato della materia, la genesi del 7% che troviamo anche in pubblicazione. Non esiste in alcun lavoro o servizio pubblico disciplinato per legge un margine massimo per quel che riguarda l'investimento. Il 7% entrò in una logica ideologica, cioè non si può guadagnare più del 7%. Togliere il 7% vuol dire trattare nelle gare l'acqua come tutti gli altri servizi che vengono messi a gara, in cui il margine lo fa al mercato. Scuote la testa Ferrante con una partenza di verità, non è ciò che i cittadini hanno voluto e quindi l'indirizzo della politica è quello di impedire un margine economico, ma di fatto l'abolizione del 7% vuol dire che le gare sono gare libere, in cui c'è il piano economico finanziario. Io non vorrei scendere nella tecnicalità, ma quando i piani economici finanziari fatti bene, come in genere avviene dalle nostre parti, sono rappresentati per il 75% da investimenti calcolati sulla base di opere ricavate da attrezzare opere edili che il mercato ricalibra con un 30% di ribasso tutte le volte che si fa una gara, non è certo il 7% in più, nel senso che se le gare sono state fatte veramente con il piano degli interventi previsto da prestare le opere edili, il mercato avrebbe probabilmente corretto del 20%, del 25% le tariffe messe a gara. Ripeto, è un tema tecnico, però noi stimiamo, quando facciamo una gara pubblica, le opere pubbliche sulla base di un prezzario che tiene conto di tante cose. Io faccio anche il sindaco, in questi 3 anni abbiamo bandito un po' di gare e non abbiamo affidato un lavoro a meno del 30%, nel senso che poi il mercato corregge un margine che è sempre considerato. Fate queste due premesse, io non sono, e anche tutte le considerazioni in cui sono d'accordo con il collega Ferranti, su un accordo non sono d'accordo, cioè sul fatto che il problema non sono le tariffe. Perché noi invece dobbiamo entrare nella logica dal punto di vista ambientale, dal punto di vista etico della tariffa. E questo retropensiero, tra l'altro anche utilizzato come argomento, dell'acqua gratuita, è un tema che dal punto di vista ambientale e dal punto di vista etico è una pista. Mi spiego meglio. L'acqua non appartiene a nessuno, non è pubblica, non è di una comunità, è una risorsa naturale. Di fronte all'approccio con una risorsa naturale, dal punto di vista etico e dal punto di vista ambientale, l'approccio non può essere quello che è della gestione e della tutela della risorsa. Noi in Italia siamo di gran lunga i più grandi consumatori d'acqua. Dietro a questo spettro di risorsa acqua ci sta il numero. Vedo qui, siccome vedo che Francesco Ferrante. Dunque, noi consumiamo pro capite 152 nella giornata dell'ONU, dell'acqua, che è il 22 marzo. Le associazioni ambientaliste ci hanno ricordato, non hanno fatto queste cose in campagna elettorale, ma nel 22 marzo, che noi utilizziamo 152 metri cubi d'acqua
a testa, con secondo paese la Spagna 127 metri cubi, segue il Regno Unito 116 metri cubi, segue la Francia 91 metri cubi, la Germania 62 metri cubi. Cioè mediamente rispetto ai paesi più avanzati, noi utilizziamo il 40% d'acqua. E su questo 40%, per correggere quello che dice l'amico Morgillo, noi creiamo il delirio dei 70 miliardi di euro, che naturalmente sono necessari per rincorrere questo sovraconsumo. E quindi dobbiamo fare le captazioni, utilizzare le acque carsiche, fare nuove condotte, perché dobbiamo assecondare questo sovraconsumo. Dobbiamo fare i depuratori dimensionati 5 volte gli abitanti equivalenti, perché abbiamo questo sovraconsumo. Dietro questo... Come? Sovrapprelievo. Sovraconsumo, perché è sovrapprelievo, ma è anche sovraconsumo. E qual è il motivo per cui noi, e questo è stato ricordato, utilizziamo pro capite 152.000 metri cubi d'acqua l'anno? È per il fatto che non la paghiamo. Perché noi ovviamente in Italia paghiamo 1 euro al metro cubo d'acqua, contro i 4 euro e mezzo della Spagna e della Germania, i 5 euro di Parigi, i 6 euro di alcune città del Regno Unito, una media europea che è almeno 3 volte la nostra. Ora, ciò che noi dobbiamo considerare, e in questo senso voglio dire c'è anche una congiunzione con la stessa proposta fatta dai comitati veterinari, è quello che a me sta bene che vi sia una quota del mio consumo d'acqua legata alla mia sussistenza sulla quale non pagare tassa. Il problema è che se noi moltiplichiamo 50 litri al giorno per 365 giorni l'anno, arriviamo a meno di un quarto del nostro consumo d'acqua. E credo che l'equilibrio sia questo. A scaglioni bisogna alzare la tariffa in maniera esponenziale. In maniera esponenziale, per favorirne e favorire il disincentivo al consumo. Vi faccio un esempio personale che poi ho risolto in termini ambientali, non in termini economici. Cioè, io ho la fortuna di avere un ampio giardino di circa 1800 metri. Per poter irrigare questo ampio giardino nel periodo estivo, io faccio andare circa 6 metri cubi d'acqua ogni giorno. 6 metri cubi d'acqua ogni giorno vuol dire, rispetto alla tariffa che ho io, che è anche scontata perché io ho un impianto di depurazione autonomo, ho una IMO, che a me mi costa 3 euro al giorno e innaffiare il giardino. Fare un impianto per la captazione dell'acqua piovana, un buon impianto che mi prende tutte le palle del tetto e delle aree intorno, a casa mia costava 22.000 euro. Voi immaginate con un impianto di 22.000 euro per captare l'acqua piovana quanti secoli ci avrei messo a ammortizzarlo rispetto ad un uso che certamente non è un uso legato alla mia sussistenza, ma è semmai un uso indice di un mio benessere. E dietro questo mio uso, l'impianto naturalmente è stato fatto di captazione dell'acqua piovana, non magari quello da 22.000 euro, ma insomma è stato realizzato. Dietro al mio diritto, presunto diritto di avere un consumo incosciente, c'è poi quello di cui spesso sentiamo parlare, cioè che non tutti hanno d'acqua, non c'è abbastanza pressione nelle reti, bisogna fare nuovi investimenti, bisogna attentare, perché in termini ambientali vuol dire questo, se è una delle strade sulle quali si è anche avventurata la Regione Liguria, le acque carsiche, perché abbiamo bisogno di risorsa e perché non possiamo non dare l'acqua a tutti. E in questo contesto, con queste tariffe, che senso ha? E qualche volta lo vediamo anche in maniera anche un po' patetica in qualche trasmissione televisiva, per un millesimo di euro immaginare, un millesimo di euro non è una provocazione, un millesimo di euro alla settimana, immaginare che gli italiani utilizzino l'acqua con cui lavano l'insalata per lavare i piatti, o che preferiscano fare la doccia piuttosto che il bagno, o che abbiano la costezza di chiudere il rubinetto, come non lo fa nessuno di noi, del lavandino quando si lavano i denti o quando si fanno la barba.
il grande, diciamo, errore e la grande mancanza, questo sì, e lo dico provocatoriamente al collega Ferrande e al mondo Fieraguedenta, che non è il PD in questo caso, ma il mondo ambientalista, è che la situazione ambientalista, che sempre ci hanno richiamato rispetto a questa cosa, e al fatto che era necessario tutelare la risorsa anche attraverso una politica tarifaria che colpisse gli sprechi hanno deciso di non affrontare questo tema. E voglio dire, mi fa piacere, se volete ce l'ho su internet, non sono portato che la Federazione dei Verdi per la costituente verso la nuova ecologia metta nei manifesti con i quali ha sostenuto il referendum il fatto che l'acqua deve essere comunque gratis. E questa logica è la logica che noi la teniamo comunque, perché questo problema c'è. C'è dal punto di vista ambientale, c'è dal punto di vista etico, c'è dal punto di vista degli squilibri e delle trasformazioni, dei disastri che una ricerca di garantire comunque l'acqua gratis a tutti ha provocato nel nostro paese. La perdita del flusso minimo vitale di alcuni torrenti, la necessità di fare grandi infrastrutture, la necessità di occuparci con grandi condotte e nessuna politica per invece la gestione della risorsa ambientale. La gestione non solo, non solo economica, ma soprattutto tenendo presente che l'acqua è necessaria per la sussistenza di ogni essere vivente. Quindi in questa logica e con l'auspicio che diciamo, queste cose si realizzino, io non vedo nessuna modifica se non il fatto che le società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali non sono più obbligate a privatizzare una loro quota. Auspico che i piani di gestione che prevedono gli investimenti siano pensati per opere che non abbiano come scopo, come è avvenuto fino adesso, quello di assecondare il sovraconsumo, ma semmai di realizzare ciò che è necessario, e ancora in Italia manca molto rispetto all'educazione delle acque. Penso anche che forse avremmo fatto meglio a spiegare ai cittadini, a circa il 30% dei cittadini italiani, che non sono in grado di bere l'acqua del rubinetto perché quest'acqua gratis molto spesso non è adeguata all'uso primario, che è quello alimentare, che forse se avessero ipotizzato di pagare 2 o 3 volte di più, quindi non so, 4 euro a metro cubo l'acqua, 4 euro per 1000 litri d'acqua, ma se questo gli avesse consentito di non spendere 33 centesimi al giorno, quanto costa, che per un litro vuol dire 330 euro, per un litro cubo, 330 euro, l'acqua che qualcuno è costretto a comprare al supermercato, perché altrimenti non ha risorse, magari avremmo portato un po' di razionalità. Il tema di fondo, e lo dico con grande sincerità, che Ronchi di fatto non affrontava, perché anche questa cosa della privatizzazione, a prescindere, non è che di per sé affrontava i temi del governo della risorsa, la scomparsa di queste due norme rispetto al tema di fondo nulla cambia. Quello che forse può essere favorito è che di fronte a questa emotività politica che diventa anche un grande mandato alla politica di valorizzare l'acqua non come bene comune, perché il concetto di bene comune per una risorsa ambientale è una sciocchezza. L'acqua non può appartenere a una comunità come non ci può appartenere il sole, però al di là diciamo, dei filosofismi, questa diciamo, espressione verso la valorizzazione dell'acqua come risorsa fondamentale porti poi come logica conseguenza la coscienza e la consapevolezza che l'acqua, che la gestisca il pubblico o il privato, deve avere un sistema tarifario fortemente mirato alla disincentivazione degli sperperi, che da questo punto di vista, ma poi è il tema dei tempi moderni e del mantenimento del nostro livello di civiltà, quello di usare più razionalmente le risorse che ci sono, magari scopriremo che facendo pagare sopra i 50 litri al giorno un po' cara l'acqua ai nostri concittadini, non avremo difficoltà per innescare un sistema virtuoso in cui sia il pubblico che il privato possono realizzare le risorse per fare ciò che è necessario e soprattutto prefigurare nei confronti dei nostri cittadini, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, la percezione che, come avviene ormai con la luce, se io lascio tutti i rubinetti di casa aperti per un giorno intero, magari me ne accorgo sulla bolletta, cosa che oggi è relativa. Io ho fatto un conto e concludo con questo, ma lo assegno come riflessione, con una buona pressione come quella che mediamente
c'è in Liguria, se uno lascia tutti i rubinetti di casa per 24 ore completamente aperti, ha un costo inferiore alla pizza. E quindi credo che sia un elemento che deve essere considerato. A due sintesi ci siamo arrivati, che come la vecchia regola, il miglior guadagno è il risparmio, quindi la prima sintesi è questa, la seconda però mi sembra, allora di che cosa stiamo parlando? Come si trovano le aziende in questa situazione? Cosa sono le prospettive? Cioè cambia molto? Io parlo e do la parola a Giuseppe Villani, perché loro l'applicazione l'hanno fatta, da Torino, Genova, Bassano, Emilia, quindi loro sono già grandi, e quindi prima di passare invece al nostro presidente dell'ACAM vorrei sentire la sua opinione in questo quadro, da referendum alle considerazioni dei nostri amici senatori dal punto di vista delle aziende. Sì, grazie. Intanto ringrazio il vicepresidente Morosito per questo invito, anche perché francamente è la prima occasione post-referendaria che ci viene data da un'azienda come IREN, quindi un'azienda quotata in borsa, a maggioranza pubblica, che copre un territorio molto vasto, che va dall'Emilia occidentale a buona parte del Piemonte, a Genova e ad altri ambiti anche a livello di Toscana, Emilia occidentale comprende appunto Parma, Piacenza, Reggio, Torino, Genova e quant'altro. Per rispondere alla sua domanda, ad oggi per quanto riguarda le aziende come quella che rappresento, quindi ERA, A2A, Acea, tutte le aziende multiutility quotate in borsa, non cambia granché. Non cambia granché nel senso che si è creato sostanzialmente un vuoto legislativo e chi governa questo settore oggi è la legislazione, diciamo, europea, che dà un contesto, no? Delimita un campo all'interno del quale noi ci aspettiamo che il legislatore italiano adotti quelle misure che, essendo pienamente consapevoli di quello che ha deciso con il proprio voto il popolo, quelle misure che vanno incontro a queste due necessità che sono rese evidenti appunto con il passaggio referendario. Due necessità che sono abbastanza integrate, nel senso che l'abolizione del 23 bis, quindi del Ronchi, ci pone nella condizione di dover percorrere delle strade che possono essere, secondo quanto si dice l'Europa, il permanere di un affidamento in house, il partenariato pubblico-privato, la ricerca di un soggetto privato con una doppia gara europea. E questo va di pari passo con l'abolizione di quell'articolo della legge GATT, esattamente 154, che dice non deve, viene tolto l'inciso remunerazione del capitale investito, perché presumibilmente chi ha promosso la tornata referendaria ha messo assieme le due cose pensando oggettivamente che i due principi sarebbero stati rispettati con gli affidamenti in house. Questo è chiaro, perché l'affidamento in house implica che ci possa anche non essere un utile di impresa. Per quanto ci riguarda, noi siamo in attesa, non cambia assolutamente nulla, come qualcuno ha già detto, in quanto che la Corte Costituzionale nel momento in cui ha stabilito che si potevano accettare i due presidi referendari ha detto anche che c'era un quadro quante e quello rimane, nel senso che sulle questioni noi abbiamo, vi faccio solo alcuni esempi perché già ci chiariamo su queste faccende, come giustamente è stato detto, l'affidamento del servizio idrico integrato di Genova, quindi una realtà vicino a voi, scade nel 2035. L'affidamento del servizio idrico integrato nella mia città, che è Parma, scade nel 2025. Quindi rispetto a queste scadenze nulla cambia, a meno che il legislatore
non si mette nella testa che vuole cambiare, ma è chiaro che società come la mia, e quindi che hanno appunto la quotazione in borsa, aprirebbero sicuramente un contenzioso, questo è ovvio, perché dovrebbe mancare un presupposto del libero mercato tutelato da leggi che hanno sì l'obiettivo di tutelare il singolo, ma è chiaro che si va a toccare un meccanismo che porrebbe questo paese, io credo, in una situazione di grave difficoltà, non solo per l'acqua, ma per tutti i servizi pubblici locali. Stante questo però, quello che a me preme sottolineare, noi abbiamo un'esperienza molto positiva per quanto riguarda esattamente l'acqua, no? Sono molto utili che dall'energia a tutta quella che è la questione ambientale all'acqua, oggi ha delle forti specializzazioni, siamo nel servizio idrico il secondo in Italia per intenderci. Ed è un'azienda che ha fatto dei piani industriali, che non sono piani industriali che si esauriscono nell'oggi o nel domani, sono piani industriali che prevedono ambito per ambito, d'accordo con gli enti locali che gestiscono, anche qui in una fase transitoria, fino a quando le regioni non saranno in grado di ottemperare il dettato della legislazione nazionale che dice non esistono più gli ambiti, c'è qui c'è una forte discussione, voi state andando verso la delega alle province, nella mia regione si pensa di fare un unico ambito con suddelegati, quindi siamo anche lì in una fase un po' di incertezza. Però a fronte di questo ci sono dei piani industriali, per intenderci IREN nel prossimo triennio ha nel suo piano industriale investimenti proprio per il settore idrico che sfiorano 200 milioni di euro. Questo perché, mi preme sottolinearlo, perché tutti noi non consideriamo un dato, e è stato accennato in qualche modo, ma credo che dobbiamo essere consapevoli che noi perdiamo ogni anno circa 2 miliardi e mezzo di euro per la dispersione dei 300.000 chilometri di rete idrica che abbiamo in questo paese. 47%. E credo che quella è la percentuale con delle punte poi sì, no, che sono molto più alte, con delle regioni che sono più virtuose, ma comunque insomma siamo lontanissimi dal 13% della media europea, anni luce della Germania con il suo 7%. Questo è un costo, è il costo a cui faceva riferimento il senatore. È chiaro che questo costo noi lo paghiamo tutti e l'investimento per la rete idrica diventa assolutamente indispensabile. Non possiamo più permetterci di perdere 2 miliardi e mezzo di euro ogni anno per la dispersione della rete. Così come, ampliando il ragionamento a cui ha fatto riferimento il senatore Ferrante, non si tratta soltanto di captare e portare, c'è la depurazione, c'è la potabilizzazione, tutte questioni che sono estremamente onerose. Voi pensate che nel nostro paese 2 cittadini su 10 non fruiscono di un sistema di depurazione delle acque, quindi pensate un po' a che mole di investimento è necessaria per portare questi cittadini ad usufruire di un servizio che un paese civile deve considerare essenziale. Allora qua ci sono stati già, aggiustamenti post referendari che sono assolutamente legittimi, appartengono al novero delle questioni che può trattare la politica e chi ha, no, il governo di queste vicende. La vicenda ad esempio pugliese, che ci sta in questo contesto, quindi l'acquedotto pugliese, società per azioni, diventa un ente pubblico, non più società per azioni. Però vi ricordo che si è già aperto anche in questa fattispecie, no? Che cerca di dare una risposta al quesito referendario, una polemica addirittura all'interno della regione, perché il sindaco di Bari dice, beh, se non è più un SPA è un ente pubblico all'obbligo del pareggio e non deve fare utili. E allora cosa facciamo dei 32 milioni di utili che invece
si sono trovati chiedendo bilancio, questo è un altro ragionamento, però per dirvi che noi dovremo sicuramente pensare che occorrono soldi per gli investimenti. Dove li troviamo? Io sono d'accordo, credo che li troveremo nella tariffa. Allora, se questo, questo incontro molto interessante ha una domanda, l'acqua pubblica costerà di più? La risposta è senz'altro sì, costerà di più, perché noi abbiamo la necessità di preservare un bene che non possiamo continuare a gettare nel 50%, della sua quantità, e abbiamo anche la necessità di portare acqua ai cittadini che abbiano garanzie di qualità, di quantità, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra società, da questo punto di vista, ha fatto un'operazione che andava nel solco del decreto Ronchi, per cui è stata creata una società mista pubblico-privata, nella quale è entrato un fondo istituzionale che ha preso la minoranza di questa società che si chiama Mediterranea delle Acque, ma ha messo 150 milioni di euro che servivano per fare tutta una serie di investimenti. Allora torno anche un'altra considerazione che sarà comunque oggetto, io credo, di una discussione, che per il momento non ci tocca, perché fino a quando la istituita Agenzia di Vigilanza Nazionale per le Risorse Idriche non sarà operativa, per quanto riguarda la nostra società non cambia assolutamente nulla. Però abbiamo davanti un problema che credo che il legislatore dovrà tenerne conto, perché vi è la direttiva europea che dice che i costi devono essere trasferiti sulla tariffa, compresi i costi finanziari e quindi di capitale, e qui si aprirà naturalmente una discussione e vedremo il legislatore che cosa ci proporrà. Certo è che le aziende hanno dei programmi a lungo termine, quindi acquisiscono risorse, queste risorse ovviamente hanno un costo e nei nostri piani industriali questo aspetto c'è, e quello se c'è, vedremo come potrà essere affrontato, tenendo presente che la normativa europea dice quello, e noi all'interno di quella normativa per il momento ci sentiamo di essere pienamente in regola. Grazie. Grazie Giuseppe Pisani. La parola a Paolo Gardini. Allora, gli aumenti già previsti per la tariffa della nostra provincia, quindi è meglio lasciarli lì, perché se così è, se così sarà in futuro. Comunque la parola al presidente di ACAM, che è in viaggio per l'aggregazione, come si augurano tutti. Due domande. Grazie, sì. No, volevo ringraziare prima di tutto Luigi, perché intanto mi pare che prima di affrontare nei consigli comunali, nei soliti, diciamo, le appositi, con le apposite modalità di questa discussione, forse fare dei dibattiti, come c'è dita l'occasione stasera, diciamo, attraverso un'associazione, ci fa riflettere un po' più con tranquillità. E forse ci fa riflettere anche sulle cose che possiamo fare insieme, lo ricordava Luigi nell'introduzione. A parte, diciamo, una prima battuta, spero di poter portare qualcosa e di lavorare perché ora si possa fare il presidente dell'autority nazionale, perché se si aumentano le tariffe, quel modo no, anche ACAM, persino ACAM può diventare il però partirei invece da questo, diciamo, siccome stasera io sono venuto e ho letto il titolo, l'acqua pubblica costerà di più, mi pare che Ferrante abbia dato una risposta oggettivamente che avrei dato anch'io se parlavo per primo, diciamo. Non credo che il punto essenziale della discussione politica sia questo. Non lo credo, diciamo, non lo credo anche in relazione ai temi referendari. Io sono convinto che il referendum ci ha posto di fronte quesiti un po' più complicati di questo paese. Lo dico perché sono stati forniti dei dati inequivocabili, diciamo, in Italia l'acqua costa
mediamente un euro e dieci a metro cubo, cioè 1000 metri d'acqua costa circa un euro. Forse fatto riferimento a quanto costa in giro per l'Europa, in particolare nei paesi più evoluti, sì, ma li conosco a memoria, diciamo, purtroppo li conosco bene. Quando si dice a Berlino o a Parigi, diciamo, nessuno sta sotto i 4 euro e mezzo, è un caccio. In Italia l'acqua costa poco, quindi il tema della tariffa non è vissuta tra i cittadini come uno dei temi, come per esempio quello del gas o quello dell'energia elettrica. Però io penso che i temi referendari ci pongono invece la questione dell'acqua come priorità di un intervento di natura politica. Tu hai detto giustamente delle cose. L'Italia con quel costo è quella che consuma più acqua in Europa, vorrei aggiungere la seconda nel mondo, dopo gli Stati Uniti. Non so se ce lo possiamo permettere questo, né noi né altri. L'Italia è un paese, tu hai citato un tuo caso, io vorrei farlo diventare un caso, perché è un caso che sul quale la politica dovrebbe riflettere. In Germania l'acqua potabile costa 4,50 euro, ma i cittadini già dietro la macchina si lavano con le acque reflue o le acque già usate. E questo è un sistema che in questo paese non c'è, perché non c'è un'attenzione politica alla costruzione di questo percorso, e noi dovremmo farlo. Non tanto, è anche giusto le cose che vengono ricordate, guardate, abbiamo troppo. Per 3-4 mesi in anno ci sono 8 milioni di italiani che l'acqua la devono e non la vedono. È un problema anche in questo paese. Ora, il tema non è la tariffa, diciamo, l'euro è qualcosa. Il problema è che l'acqua in Italia, a differenza, siccome io faccio il presidente di una società che si occupa di gas, di acqua, di rifiuti, di tante altre cose, e per esempio io sono molto attento a quanto succede nell'energia elettrica e nel gas, perché c'è un'autorità nazionale che appena sbaglio, dopo pochi secondi, mi penalizza. Dalle cose più banali, dalle letture, sulle acque c'è il caos anche nelle tariffe. Noi diciamo in modo generico che l'acqua costa poco, ma non c'è un'autorità nazionale in grado di rendere uniforme. Io credo che la discussione politica sul referendum, per cui c'è ragione, è finita quella discussione, ma dovrebbe cominciare una, credo, più seria. Ci dovrebbe imporre tutti a fare un ragionamento più complessivo su questo tema. Allora cerco di mettere insieme, lo dico, guarda, me lo scrivo gli appunti a modino, diciamo, ma evito di ripercorrerli. Lo dico perché io ho votato qua così. L'ho fatto perché, come dire, vedevo un disegno che non era il mio. Oggi, diciamo, appunto fare una discussione sul 23 bis. Io ho più ragione di altri di fare questa discussione, perché H, diciamo, con le sue forze non ce la fa, quindi. Ecco, ma di fronte a un'operazione, lo dico perché cerco di tradurlo nei termini più elementari, ma come si fa a imporre per legge, ma come si fa a imporre con una legge il fatto che il 40% di qualsiasi società che vada bene, che vada male o che vada malissimo come ACA, così è pitoso, non ha anche successo. Come si fa a imporre per legge che il 40% va ad un privato che la gestisce? Aggiungo, visto che c'è dei danni vicino a me, ma come si fa a dire che le quotate in borsa, come si è detto giustamente, che provengono da una storia e che sono in quasi tutti i casi a prevalente capitale pubblico, come si fa a dire che quel tale giorno bisogna scendere sotto il 30%, da qua al 2015, la traduco per farlo più semplice, che il capitale pubblico deve scendere sotto il 30%.
pongo un quesito e poi do anche una risposta, diciamo la provocazione di Rossi. Ma quel giorno che mettiamo in vendita questo patrimonio pubblico, tutto insieme, ma lo compreranno a un valore vero o no? Ma questa qui è una liberalizzazione o una privatizzazione selvaggia? Ecco, i cittadini, nonostante che abbiano la tua precisa idea, cioè che quelli che sono andati a dirigere le società sono dei politici truffati, te ce l'hanno, diciamo, quindi io mi asso, come dire, sto dentro questo clima, ecco, hanno preferito dare fiducia ai politici truffati piuttosto che votare per delle aziende che a capitale zero, diciamo un capitalismo straccione, che decide di prendere un monopolio pubblico che diventa privato. C'è una domanda che non ci siamo posti qua stasera. Ma l'utente chi ci pensa? Cioè, perché il centro di questo dibattito di stasera, acqua pubblica, dovrebbe essere il cittadino. Non se il tema ideologico che ricordava Luigi nell'introduzione, ma voi del Popolo delle Libertà lasciavate intendere che questo era un percorso che poteva dare a un privato senza mettersi in concorrenza a bassissimi costi, come dire, un elemento prezioso del nostro territorio, e voi avete detto stasera giustamente, ma perché il pubblico funziona bene? Ecco, in tutto questo dibattito manca quell'elemento centrale. Noi dovremo insieme fare gli interessi del cittadino. Ecco perché io sono un po' arrabbiato, l'ho premesso, ho fatto quattro sì, ma se il giorno dopo devo vedere quei manifesti lì a cui si faceva riferimento, sono preoccupato perché non è la mia idea. Quello lì dei versi, non è la mia idea, non è proprio la mia idea. Io penso che se il soggetto sia centrale, diciamo, il cittadino e l'utente, non c'è una formula magica, se no l'avrebbero già utilizzata. Non esiste una formula magica. Dobbiamo pensare a come miscelare le cose per farle funzionare al meglio. Allora, il primo sul 23 bis, tra l'altro, vi vorrei informare, diciamo, sul 23 bis, vale, come Miletti ricordava, la normativa della Comunità Europea, che centra il suo dibattito, uno dei più grandi e belli ed appassionanti dibattiti europei è stato il Trattato di Lisbona. Uno dei più grandi, diciamo, per qualità, io l'ho seguito in tutte le lingue, perché questa città ha fatto tutto, quindi io quel progetto lì l'ho seguito in tutte le lingue. Ho fatto l'assessore alla formazione, lui ricordava, ma come mai non avete fatto gli investimenti lì? E ha ragione. E lui c'ha ragione, perché questo è un dato, diciamo, e ci porterebbe a un altro dibattito che potremmo fare con l'associazione, ci porterebbe a dire che spesso e volentieri sotto questo profilo si privilegia, diciamo, quello che ci viene chiesto dalle associazioni piuttosto che quello che viene chiesto dai cittadini, e questo è un elemento. E ne ho fatte tante altre, e nel trattato di Lisbona c'è un allegato apposito su come si costruiscono diciamo, i servizi pubblici locali. È la prima volta nella storia d'Europa. Allora noi preoccupiamoci, il referendum ci ha messo dentro quel trattato. E ha ragione Ferrante a dire, ora la politica deve lavorare partendo dalle risposte da dare ai cittadini rispetto a quel referendum. Quindi torniamo lì e facciamo questa discussione, diciamo, delle società pubbliche, delle società miste, delle società private. La collaborazione. Voglio aggiungere, diciamo, perché mentre il secondo referendum, diciamo, era un po' più spinoso, voglio aggiungere che per quanto riguarda un po' il nostro capofila LUT, per esempio, ci dice, ma guardate, nel momento in cui viene abrogato ex nunc il 154 parzialmente, il 170, l'articolo 170 di quella legge lì, decreto legislativo 152, non è di abitudine far così, ma è per capirci, non è abrogato. E
La cosa simpatica, per capire quanta confusione c'è sotto il cielo della politica, visto che io sono uscito, posso dirlo meglio, e ve la racconto per come l'ho studiata e l'ho letta, perché è simpatica. Il 170%. Guardate che per applicare questo decreto ci vuole un decreto attuativo. Il decreto attuativo del 154, cioè quello che io e De Pietro abbiamo dato, non c'è mai stato. Non esiste. Il governo non l'ha mai fatto. E allora cosa abbiamo approvato? Abbiamo abrogato una cosa che non aveva un decreto attuativo. E vale, siccome il 170 non è stato abrogato, vale un decreto ministeriale, qui non citato, 1 agosto 1996, a firma del ministro Di Pietro, che dice remunerazione del capitale investito fino al 7%. Capite? È stato il primo che ha messo in banchetto per questo referendum. Non ci si capisce più niente. Allora, la richiesta alla politica è questa. Guardate, non ci si può generare, non ve lo dico, che vale per tutti. Vale per tutti. Però il referendum lì è stato abrogato dalla Corte Costituzionale, sì, subito. Sì, sì, ma aspetta, vale per tutti. Tanto vale, Stefano, tanto vale, che le grandi associazioni che sono utiliti, ho qui con me, poi te la faccio vedere, la circolare emessa in data 12 luglio, dice, secondo me, e sentito il parere della Corte Costituzionale, vale invece il decreto ministeriale 1 agosto 1996, ce l'ho qui. E dice, remunerazione del capitale fino al massimo del 7% con l'idea. Qual è la, per completamento di informazione e completezza, qual è la filosofia che regolava quel decreto ministeriale? Per la dico il soldone, se non lo capirei. Ma sì, non troviamo un cretino che fa un investimento che non abbia la remunerazione dovuta. Ma io penso che ogni volta che si fa un investimento il sistema deve funzionare meglio e i costi operativi devono scendere. Diminuzione dei costi operativi, aumento dell'investimento, parità di tariffa per il cittadino, servizio migliore. Questo era un dato che è andato disatteso, e anche qui mi piace dire, diciamo un po' svincolato da tutti, è andato disatteso sia nelle società a prevalente capitale privato, sia nelle società a prevalente capitale pubblico. Questo è il tema che dobbiamo affrontare insieme. Se non lo affronta la politica, non lo affronta nessun altro. Noi dobbiamo lavorare intorno a questo progetto. Allora io penso, Ferrante ha detto una cosa che naturalmente io sono stato, credo, il primo a Spezia a stampare il decreto sviluppo, perché dovevano ancora, era votato da 15 secondi, 20 secondi, stato a Natale qualche minuto dopo, diciamo, sono stato il primo. Sono rimasto, diciamo così, deluso dal fatto che nelle ultime 5 pagine si faccia un riferimento molto generico, invece secondo me, ecco, se dobbiamo lavorare insieme su questo, a una authority che abbia una capacità, quando dico che la tariffa in ultima analisi deve essere verificata lì, perché è lì che si informa, una grande capacità di fare direzione politica su questo, lì non ce la trovo. E cominciamo a mettere dei paletti. Ma che cosa ci vogliamo? Ferrante ha detto, beh, una delle ultime cose che vi arriverà, diciamo, a voi in Senato è questa, una proposta. Cioè, siccome i tedeschi, dicevamo, Giro, forse si lava poco, ma però consumano 107 litri di acqua, meno di 100 litri di acqua al giorno, noi consumiamo il doppio. Per loro i 50 litri sono un elemento preponderante, per noi no. Cominciamo a costruire questo primo elemento e cominciamo a costruire, diciamo, dei paletti. Primo, noi dobbiamo legare l'acqua anche a un fattore sociale, perché non è una merce, punto e basta. Ci sono fasce più povere, ceti più poveri, meno alti, che devono avere l'acqua a costi più ridotti. Per esempio questo elemento, e questo è un elemento che se legato a quello paghi, non paghi i primi 50 e poi ti scatta una fascia
molto più elevata di quella tradizionale italiana, mettiamo insieme due cose. La prima, un principio fondamentale di riduzione dello spreco dell'acqua, e il secondo, bisogna tutelare oggettivamente le fasce più deboli. Io penso che dobbiamo in qualche modo partire da lì. Terzo elemento, chiudo. C'è anche una educazione che deve correre, diciamo. Io credo che anche qui l'informazione politica. Guardate, l'Italia è il quinto paese per importazione d'acqua, ma non da captazione, di acqua in bottiglia. È il quinto paese che compra le bottiglie da un altro paese. Si fa, ora io ho letto, adesso non vedo Stefano, ho letto il rapporto Un paese in bottiglia di Lega Ambiente, mi ha colpito, perché ho scoperto lì che per fare un chilo di PET, cioè la plastica per alimenti, occorrono 2 chili di petrolio. 2 chili di petrolio. La nostra produzione è la prima in Europa, c'è una tabellina, ho visto, la prima in Europa in assoluto, e l'inquinamento da questa, solo dalla produzione del PET è il più elevato e nei primi 3 del mondo. Stati Uniti, Messico, Italia. Mi sembrano dei dati allarmanti. Franco ha detto una bottiglia d'acqua minerale costa mediamente, qua non voglio fare il rappresentante, adesso non sono troppo, c'ho bisogno, ma però costa 330 volte di più dell'acqua che forniscono. Potremmo cominciare intorno a questo principio a lavorare seriamente, e soprattutto ce la facciamo a ribaltare, sono qua errato, voi siete più esperti di me, ma è possibile che in questo paese, dato 100 acqua, il 60% la consumiamo nell'agricoltura, il 20% nell'industria, e per gli usi civili, cioè in casa nostra, consumiamo soltanto il 20%. Cioè non c'è qualcosa che sfugge a questo processo. C'è qualcosa che sfugge a questo processo. Perché se il costo è quello lì, continuerà così. Ripeto, ho detto, in gran parte d'Europa si usano sistemi elettrici. Le acque elettriche sono fortemente riutilizzate per questi processi, come l'acqua non potabile. Sono elementi di cui non abbiamo mai tenuto conto. È perché la bolletta costa troppo poco? Allora, non lo so se questo è il tema centrale di questa sera. E non so neppure se dopo il referendum l'acqua pubblica costerà di più. Ripeto, se la politica si arrovella su questo, noi finiamo, visto che oggi siamo andati sotto di 3 punti in borsa, da qui a venerdì non ci arriviamo. È un segnale, è un segnale, diciamo, se ci arroveriamo su temi che sono di minore importanza, sfuggiamo ai temi centrali che invece, dovremmo affrontare, e noi questo stiamo facendo, diciamo, in questi mesi, utilizzando, diciamo, non i referendum, anche per noi il referendum non cambia nulla, diciamo, anche la fusione, lo dico perché qualcuno dice, ma come fate voi senza una casa? Noi abbiamo avviato non un processo di compravendita, di smembramento, è avviato un processo di fusione per il corporativo. Quello che hanno fatto Irem, diciamo, e Mia, e quindi non c'è questo processo in discussione così come quello referendario. È un processo di fusione, per cui diciamo, non c'è uno che vende un pezzo ad un altro, viceversa. È un processo utile a rendere per il cittadino le cose più. Ci siamo dati ovviamente dei tempi, stasera non dobbiamo risolvere i problemi, ovviamente, vogliamo chiarirli. Quindi che referendum, che valga, che non valga, eccetera, basta che in mano poi al Parlamento non faccia la fine di altri referendum, come quello per esempio sulla neutralità dei magistrati, tanto qua, quando pagano uno dice, ma sai, l'hai visto, condannato a 100.000 euro per errore giudiziario, paga lo Stato, cioè noi, se andiamo avanti così non va bene. Quindi questa importanza del referendum che vi hanno anche
ricordato i responsabili di aziende del cinema pubblico. A che cosa può portare? È veramente l'inizio sull'acqua del nuovo ciclo? Per forza, non sono soltanto quello della responsabilità civile del giudice, ma i referendum non ottemperati, penso a quello sul pubblico finanziamento dei partiti, ad esempio, o quello del Ministero dell'Agricoltura, che avevamo abolito, che ancora c'è, o del turismo, che ancora c'è. Però quello che serve, io credo, è un ciclo diverso per la politica, che per esempio non possa far finta di non accettare il referendum dei cittadini, o anche, se mi permette la battuta, è Orsi, invece di, a parte la simpatica battuta che ha fatto Paolo sui trombati, ma a parte quello, forse è il caso che non è che il pubblico significa per forza debba significare necessariamente l'ottimizzazione politica, non è che sta scritto nella Costituzione che se il pubblico deve essere quello, però se non proviamo a cambiare quello, guardate che è molto più difficile cambiare qualsiasi altra cosa se non partire da quello. Per quanto riguarda l'acqua sono state dette molte cose. Una volta, però, mi sembra che su questo siamo tutti più o meno detto l'analogo, non c'è qui la possibilità di mettere in discussione i risultati del referendum. Si parte da quello, e se si parte da quello bisogna analizzare bene quali sono i difetti di oggi per cercare di migliorarli. Primo punto, l'abbiamo detto tutti, gli sprechi. Quando si fanno quelle cifre drammatiche sull'aumento, sulla quantità di consumi pro capite in Italia, che è la più alta d'Europa, non è perché noi siamo sotto la doccia di più dei tedeschi, non so come dire, è perché c'è un problema innanzitutto di perdita sulla rete molto più grande di quello che c'è in qualsiasi altra parte d'Europa, come citavi giustamente tu prima, e c'è un problema di come utilizziamo l'acqua, in quali settori. Lo diceva adesso Carpini alla fine, però è decisivo. Cioè, noi non è che possiamo concentrarci, parliamo di acqua e l'unica cosa a cui pensiamo è il rubinetto di casa nostra. Il rubinetto di casa nostra non incide, praticamente incide in maniera veramente poco significativa. Molto più dei rubinetti di casa nostra incide innanzitutto i buchi che ci stanno nell'acquedotto, poi i miliardi di giardini Orsi, cioè tutta l'irrigazione che viene utilizzata lì. Allora c'è un punto che potremmo fare, come dicevo l'altra volta ad Orsi, lo dico da ambientalista. Noi oggi abbiamo una norma troppo restrittiva dal punto di vista dei parametri ambientali sull'utilizzo delle acque irrigue, perché prevede che sia potabile sostanzialmente l'acqua che diamo ai campi. Ma è una sciocchezza evidente, dobbiamo alzare un po' quelle difficoltà da permettere che possano essere utilizzate delle acque reflue non completamente ripotabilizzate, perché è assurdo che tu li ripotabilizzi, ovviamente non è che puoi buttare l'acqua di fogna, dopo il scontato, perché altrimenti facciamo come la Germania, i centrioli tedeschi, insomma, e gli diamo l'acqua. Però una cosa è dire, una cosa è sapere, Milani lo sa, per potabilizzare l'acqua, quello è un costo molto alto, evidentemente al punto in cui devi fermare, se ti fermi un po' prima è meglio, e non serve arrivare alla potabilità per irrigare i campi. Primo punto. Secondo, vogliamo fare un ragionamento, quello sì, ambientalista Orsi, e capire bacino per bacino, ora è chiaro, è stato abrogato il ghiaccio in maniera senza spiegare che cosa esiste dopo, perché è un po' ridicolo. Ma una volta che facciamo l'agenzia, l'autorità, ristabiliamo chi sono, diciamo, bacino per bacino, chi deve gestirla questa risorsa, vogliamo porci il problema non più soltanto dal lato della domanda
ma ragionando sull'offerta, e mi spiego, e vado a concludere così il secondo giro, lo facciamo rapido. Fino adesso noi abbiamo fatto le somme, diciamo, per ogni bacino vediamo quanto serve per l'uso civile, che è il primo, 100, quanto serve per l'uso industriale, 50, quanto serve per l'agricoltura, 700, totale 850, devo trovare 850 comunque esso sia, ovunque li trovi, devo scendere giù, devo andare a chiedere a qualcun altro, sono partito sempre dalla domanda di acqua. Poniamoci il problema dal punto di vista dell'offerta. Io in quel bacino la risorsa ambientale, per usare la terminologia che usavi tu, acqua, mette a disposizione 1000, quei 1000 io li devo far bastare al civile, all'industriale e all'agricolo. Questo significherà, per esempio, che dovrò cambiare metodi di coltivazione, metodi di irrigazione, probabilmente anche tipologie di agricoltura. So che è un problema che non riguarda moltissimo la Liguria, però non tanto quanto la Padana, però anche quello, diciamo, se noi affrontiamo al contrario e quindi capiamo che il primo modo per utilizzare al meglio quella risorsa è non sprecarla, e non sprecarla significa non sprecarla nel buco, ma anche non utilizzarla in maniera, non impiegarla in maniera irrazionale, beh, allora abbiamo fatto un passo avanti nella gestione più intelligente, perché di questo dobbiamo parlare, di gestione più intelligente dell'acqua, che alla fine costerà di più, sicuro che costerà di più, ma se il costo in più, ovviamente senza penalizzare il bisogno, ma il costo in più significa anche un servizio di qualità maggiore, io non credo, guardate, stiamo ragionando su una cosa che costa poco, quindi l'incremento di costo necessario non è una cosa che secondo me pesa sui bilanci familiari in maniera significativa, perché altrimenti saremmo i responsabili in un periodo come questo di parlare di possibili costi in più, perché le famiglie oggi non ci riescono ad arrivare con quello che hanno, per cui se noi oggi parlassimo di costi in più rispetto per esempio all'energia elettrica, che davvero pesa sul bilancio familiare, saremmo degli responsabili. Sull'acqua non è così e quindi possiamo arrivare a offrire, dobbiamo arrivare a offrire un servizio, una qualità migliore dell'acqua, anche passando l'aumento dei costi. Più di più. Ma io molto brevemente, io naturalmente ho forzato un po' le parole per essere provocatorio, mi permetto di sentire su una cosa che ha detto l'amico Ferrante. È vero che nella semplificazione dei 159, 52 metri cubi acqua dobbiamo dire che una quota consistente di quel consumo non è delle famiglie, però anche rispetto al consumo delle famiglie noi siamo buoni primi in Europa, e quindi nella logica in cui l'agricoltura in Italia consuma più che la media europea, le famiglie. E ritornando al tema della gestione della risorsa ambientale, non per preoccupare i nostri uditori, però vanno fatte due considerazioni. La prima è quanto hanno inciso le buone pratiche e i sentimenti sulle politiche di risparmio energetico, che oggi sono fortunatamente all'agenda di qualunque sistema economico-sociale, e quanto hanno influito su queste politiche i 110 euro al barile per noi. Cioè, alla fine, quanto c'è dietro il tema delle energie rinnovabili, di tutte queste cose buone dal punto di vista ambientale, l'aumento dei costi. Seconda questione, io non credo che noi, realizzando un sistema tarifario più caro, molto più caro sotto il consumo vitale, necessariamente avremo un aggravio per le famiglie, nel senso che la nostra capacità di poter, con pochissima attenzione, senza cambiare i nostri modelli di vita, risparmiare un po' d'acqua e quindi compensare totalmente con risparmio, senza cambiare il nostro modello di vita e non accorgersi dell'incremento rispetto allo scaglione superiore, è nel costo. Credo che, pensando al mio e al vostro quotidiano,
siate d'accordo con me che un buon 30% dell'acqua che consumiamo ogni giorno noi la potremmo non consumare nelle nostre case senza cambiare nulla, ma usando qualche... E guardate bene, quando dico senza cambiare nulla non intendo arrivare a utilizzare l'acqua con cui si lava l'insalata per lavare i piatti, ma semplicemente mettendo lo spezzolino nel lavandino o evitando di tenere accesa l'acqua mentre si lava i denti o evitando di un utilizzo, insomma, com'è rispetto ad una cosa che penso sia una cosa. Seconda considerazione che volevo fare, io non sono, rispondendo sempre al 2010, ribadisco che secondo me il referendum toglie norme di dubbia validità dal punto di vista giuridico, forse non vale la pena nemmeno, non valeva per ed è la ragione per cui forse il referendum è andato così, difendere quelle norme. Io non ho difeso il 23 bis e se guardate negli atti della manovra dell'anno scorso trovate i miei emendamenti per modificarlo. Non lo ha detto il presidente di ACA, ma lo dico io, la logica che ogni società che gestisce i servizi pubblici a rilevanza economica dovesse comunque privatizzarsi e quindi immaginare che il privato comunque va meglio del pubblico, non risolveva il problema di come in 16 comuni dell'alta valle della mia provincia si organizza la raccolta dei rifiuti, se nessun privato ci pensa nemmeno ad andarla a fare. Cioè, poi alla fine esiste anche nella solidarietà di cui parlava Montillo una serie di servizi anche di rilevanza economica che in alcune parti del paese o si fanno nella logica del pubblico, quindi mettendo risorse e non remunerando i servizi, o non si fanno. E quindi anche il taglio ideologico che fa scopa con quello di chi pensa che tutto deve essere pubblico non ci aiuta a risolvere il problema, ma da questo punto di vista il referendum non c'entra. Una cosa che c'era comunque dietro almeno la logica della privatizzazione delle società quotate in borsa, io la vorrei però lasciare agli archivi di questo convegno, fermo restando che gli italiani hanno deciso e quindi non si torna indietro. Rimane però un ragionamento che è quello, l'autorità, e parlo ancora da sindaco, che gestisce un comune in cui una delle società del grande gruppo oggi qui rappresentato gestisce l'acqua in maniera perfetta, la possibilità di svolgere quella funzione non solo di regolatore ma anche di controllo che ha l'autorità pubblica quando non è proprietaria delle quote della società che deve controllare. Questo è un tema dove statisticamente mi ricordo che da assessore regionale all'ambiente polemizzavo col comune di Genova perché non andava a controllare i depuratori gestiti da allora società che si chiamava Anga, e che alla fine c'era questo conflitto palese di interesse, no? E questa cosa rimane sullo scenario, cioè quando seconda questione che rimane sullo scenario, e riferisco ai soci di queste grandi multi utilities, mi domando nel momento di crisi economica e difficoltà dei comuni che senso ha che il comune di Roma, il comune di Genova, il comune di Milano e anche lo Stato italiano per quel che riguarda Eni, la logica dei dividendi quando forse mettendo sul mercato società che funzionano e quindi trovano esattamente sul mercato qualcuno che le compra, si troverebbe una quota di investimenti del conto capitale che forse ci aiuterebbe a risolvere il problema del gap infrastrutturale che si fa nel paese. Senza nessun riferimento ai presenti, io francamente non condivido molto chi, e c'è uno specifico partito che lo fa, non faccio i nomi, che ritiene che si debba privatizzare Eni ed Enel oltre alle quote ammesse e poi fare la battaglia per privatizzare Acea piuttosto che le altre grandi multiutility che fanno lo stesso mestiere come Eni e di Quindi quest'altra questione, nel momento in cui si parla di rilancio dell'economia, di reperire risorse, la lascia libera il referendum,
rimane il fatto che se il sindaco di una grande città vuole seguire un consiglio, forse per dare dei servizi ai propri cittadini e non contenere l'intervento del suo comune di fronte ai tagli, il pensierino di vendersi qualche 0,% delle grandi società di cui ha capitale potrebbe essere un pensierino nella logica di valorizzazione ragionevole. Rispetto alla questione finale, che è quella dell'acqua, io sfidando come ho detto in tutta la serata, sfidando insomma la non adesione della gran parte del pubblico, penso, e sono contento che poi alla fine mi pare che sia largamente condiviso, ad un sistema che non banalizzi la tariffa e che diversifichi le fasi di utilizzo per ogni attività economica, perché non dimentichiamo anche che ci mancherebbe anche solo immaginare che solo per la maggior parte dell'acqua la consuma l'agricoltura, e che noi consideriamo come un valore quella poca mantenimento dell'agricoltura che abbiamo nel nostro paese e che certamente sale anche da là. Del resto, anche rispetto alle politiche tarifarie, rispetto ad altri servizi, ad altre risorse, non c'è niente di male di favorire il sistema produttivo e cercare di favorire invece lo spreco e lo fatto dalle famiglie. Grazie senatore Orsi. Le finalità di una fondazione sono queste, vedere un po' di fare chiarezza, poi avete dei riferimenti, se qualcuno vuole aprire dialoghi con i due senatori che avete qui questa sera, quindi potete conoscerli in questo viaggio verso un ciclo dell'acqua più consono a una nazione civile. Se vuoi concludere. Io più che conclusioni voglio ringraziare anche per il modo in cui si è svolto il dibattito, voglio ringraziare per l'attenzione presenti e voglio dire semplicemente che lo scopo che si poneva la fondazione nel titolo era un po' provocatorio, ma poi tanto provocazione non è stata, che ognuno ne traga le conclusioni che vuole, ma alcune risposte anche sulla domanda cosa c'è, che poteva sembrare banale, sono arrivate. Dopodiché io ho apprezzato anche, seppur opinioni molto diverse, ma il fatto che ci dobbiamo porre anche un problema etico sulla questione dell'acqua, io lo condivido, ma l'etica non può riguardare solamente la salvaguardia di un bene prezioso come l'acqua. L'etica deve riguardare anche e comunque il costo che deve avere l'etica anche in un caso come quello dell'acqua. Non può essere un optional, però ripeto, la discussione è aperta. Cioè, io non so come mai a Berlino pagano 5 euro, ma probabilmente loro si sono standardizzati sui costi dei servizi e da una parte pagheranno di più, dall'altra parte. Quello che voglio dire, e concludo veramente, che in un momento così delicato del nostro paese, dove l'altro giorno è stata varata una manovra che nei prossimi anni ci chiederanno 70 miliardi, non possiamo, voglio dire, non stare attenti anche alle bollette che arrivano a casa dei cittadini. Poco o tanto che incida la tariffa dell'acqua. Però io credo, e concludo veramente, ma lo dico senza nessuna vena polemica e senza ritornare con l'accetto indietro né all'inizio del dibattito né al dibattito referendario. Però guardate che chi fa politica, come sottoscritto, magari siccome mi devo guadagnare l'elezione con le preferenze, senza polemica, cioè la gente che mi ferma per strada, e lo dico sinceramente, io sono abituato a parlare con tutti, chi mi conosce lo sa, parlo con i Verdi, parlo con quelli del mio partito, parlo con quelli del PD, ma guardate, mi potrò anche sbagliare e forse non capire quello che mi dicono, ma guardate che quelli che sono andato a votare non la intendono così. Io dico perché sono anche per il rispetto, no, guarda, io ho un grande rispetto per la democrazia nel nostro paese,
Io non sono andato a votare per il referendum, non sto a spiegare i motivi, l'ho già spiegato, e quindi, ma non è che... Però ho un grande rispetto, siccome c'è stato un risultato, però onestamente, nelle aspettative degli italiani, tutte le cose che abbiamo detto sono sacrosante. Abbiamo toccato anche gli aspetti tecnici dai quali si evince che poco cambierà, però onestamente, non voglio tirare conclusioni, chiediamoci se è quello che realmente si aspettavano poi persone il domani del referendum. Questa è una domanda che avremo tempo, perché dovremo fare delle cose e dovremo aspettare, cioè, come saranno recepite dagli italiani. Però proprio per quel rispetto della democrazia, io credo che discussioni come queste ed altre ci dovranno aiutare a trovare le soluzioni più confacenti a quelle che sono queste aspettative reali. Quindi più ne discutiamo e più cerchiamo di chiarire cosa si aspetta la gente da noi dopo il referendum, e forse meglio risponderemo anche a un'altra esigenza, quella di rendere credibile la politica, perché oggi la cosa più complicata è questa ondata che sta montando di antipolitica, e non si sa come faremo a frenarla e ad affrontarla. Quindi tutto dobbiamo farlo con maggiore attenzione, con maggiori approfondimenti, bisticciando di meno, anche se i motivi per bisticciare ce ne sono sempre, e cercando però di dare le risposte. A volte magari non sono le risposte che vorremmo dare, ma diamo le risposte che sono quelle che la gente ci aspetta da noi. Grazie, e grazie soprattutto per l'attenzione e soprattutto per la collezione che abbiamo voluto. Grazie della partecipazione. E se i chiari di luna sono in Germania, va bene, e se i chiari sono in Germania.